Dopo aver parlato nei miei video precedenti delle opportunità di investimento offerti dal crowdfunding immobiliare, oggi parleremo del mercato secondario di Estate Guru, dove farò dei piccoli investimenti per spiegarti come funziona, ma soprattutto in questo video ti darò dei consigli dettati da quella che è stata la mia esperienza di investitore su questa piattaforma. Se vuoi iscriverti a Estate Guru, ti lascio il mio referral link in descrizione che ti consentirà di ricevere lo 0,5% in cashback sulle transazioni che effettuerai nei primi 90 giorni dall'iscrizione. Piccolo disclaimer: non sono un promotore finanziario, questi non sono consigli finanziari, ma soltanto una condivisione della mia personale esperienza. Per chi si fosse collegato per la prima volta adesso, io sono il prof. Marco Fumo, in questo canale mi occupo di finanza e crescita personale. Se ti interessano questi argomenti, ti invito ad iscriverti al mio canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perderti l'uscita dei miei prossimi video. Estate Guru è una piattaforma di crowdfunding immobiliare che permette agli investitori di finanziare progetti immobiliari anche con piccolissime somme e di ricevere interessi sul loro investimento. Il mercato secondario di Estate Guru è una funzionalità che permette agli investitori di vendere le loro partecipazioni precedentemente acquistate ad altri investitori. Questo significa che se hai investito in uno o più progetti e hai bisogno di liquidità o quei progetti non ti interessano più, puoi vendere la tua quota di investimento ad un altro investitore. Tutti gli utenti registrati e verificati di Estate Guru possono acquistare o vendere investimenti nel mercato secondario. Come funziona il mercato secondario di Estate Guru? Per accedere al mercato secondario devi intanto accedere al tuo account e selezionare Secondary Market. Da qui puoi creare anche un'offerta per vendere la tua partecipazione o puoi cercare di acquistare partecipazioni di altri investitori. Intanto entriamo nel mio Mac e vediamo subito come si fa. In questo momento ci troviamo nella pagina del mercato primario dove già io ho effettuato degli investimenti. Faccio clic su Secondary Market e ci troveremo in questa pagina dove avremo tutte le quote di investimento che gli investitori vogliono vendere ad altri investitori. La pagina sarà strutturata con 5 colonne principali dove troveremo il prezzo di vendita e il costo storico d'acquisto della quota di investimento. Troveremo anche una colonna relativa allo status dell'investimento dove avremo appunto i progetti che sono stati finanziati, i progetti che sono in default, li troverete con questo breve trattino rosso, e i progetti in ritardo. Ho anche la possibilità di customizzare queste colonne, basta cliccare su questo, su questa icona dove è rappresentata l'ingranaggio. Io personalmente preferisco prima inserire la colonna relativa al costo storico e successivamente voglio inserire la colonna relativa a quanto l'investitore privato vuole vendere la sua quota di partecipazione. Quindi faccio in questa maniera, clicco su Apply. Ecco fatto. Avrò quindi nella prima colonna il costo storico, quindi quanto l'acquirente ha pagato quella quota, e nella colonna successiva quanto la vuole vendere, in modo tale da avere una possibilità più veloce del calcolo dei miei costi e di quello che potrebbe essere il mio margine. C'è anche questo menu relativi ai filtri che posso impostare. Per esempio, voglio vedere gli investimenti nel mercato secondario in Finlandia, quindi spunto Finland, faccio clic su Apply ed ecco che avrò tutti i progetti finanziati in ritardo,
o in default che sono stati fatti nel territorio della Finlandia. Allora li vado cercando. Io cerco sempre di acquistare gli investimenti dove non c'è differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita, sebbene il venditore debba sostenere una fee del 3%. Naturalmente utilizzo gli stessi parametri che utilizzo quando investo nel mercato primario. Per saperne di più, ti consiglio di vedere il mio video precedente che ho fatto su Estate Guru. Vi è questo, dove il prezzo di acquisto è uguale al prezzo di vendita. Quindi faccio clic sull'icona del carrello, qui vi è la sintesi del progetto. Per chi non ha tanta dimestichezza con l'inglese, può copiare e incollare su un qualsiasi traduttore il testo. Ah, vi sono i termini del prestito, è garantito da un'ipoteca di primo grado, quindi è un finanziamento di tipo bullet, quindi percepirai gli interessi mensilmente. Quindi aggiungo al carrello, dopodiché clicco su Review a Buy. Connessione un po' lenta. Bene, flaggo l'accettazione delle condizioni, inserisco la password e confermo l'investimento. Il mercato secondario di Estate Guru offre numerosi vantaggi agli investitori. In primo luogo permette di avere maggiore flessibilità e liquidità nei loro investimenti, poiché possono vendere le loro partecipazioni in qualsiasi momento. Inoltre, il mercato secondario può essere un'opzione interessante per gli investitori che vogliono ridurre il rischio del loro portafoglio, vendendo le partecipazioni, le loro quote in prestiti immobiliari che non sono più interessati a mantenere. Vediamo adesso cosa succede all'acquirente e cosa succede al venditore. Il venditore ha diritto a tutti i pagamenti degli interessi effettuati prima di vendere la sua quota, mentre l'acquirente riceve tutti i pagamenti degli interessi dopo aver acquistato il credito. Tuttavia, il venditore può scegliere di vendere a un prezzo più costoso rispetto al prezzo d'acquisto storico, naturalmente fino a concorrenza degli interessi non riscossi, sebbene sia improbabile che tale vendita possa attirare un acquirente. Tutti gli investimenti del mercato secondario sono vincolanti e si applicano le stesse condizioni di tutti gli investimenti che si effettuano nel mercato primario. Da parte dell'acquirente non ci sono commissioni per l'acquisto nel mercato secondario, mentre per il venditore verrà applicata una commissione, una fee di transazione del 3%. Come venditore puoi annullare la tua offerta in qualsiasi momento, a condizione che l'investimento non sia stato ancora acquistato. Tieni presente che l'offerta verrà automaticamente annullata dopo 14 giorni se l'investimento non è stato acquistato durante questo periodo di tempo. Cosa ne penso? Il mercato secondario di Estate Guru è sicuramente un'opzione interessante per gli investitori che cercano di avere maggiore flessibilità e liquidità nei loro investimenti. Quindi, se sei un investitore di Estate Guru, ti consiglio comunque di esplorare il mercato secondario per vedere se può essere utile e generare utili per il tuo portafoglio. Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto, metti un like. Se ti interessano questi argomenti di finanza personale, ti consiglio di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella per non perderti l'uscita dei prossimi video. Ci vediamo presto. Ciao!